Buongiorno, anche se forse dovrei quasi dire buonasera, buon pomeriggio, comunque sono le 3 e inizio il vlog a quest'ora perché questo sarà un vlog un po' particolare, un po' diverso da quelli che ho fatto di solito che durano una giornata o al massimo 2 giornate. Questo sarà un vlog di quasi 3 giorni perché per 3 giorni per l'appunto sarò da sola in casa. Luca è partito per un viaggio di lavoro, diciamo così, un viaggio per un corso di aggiornamento. Voglio provare a fare un vlog per vedere se mi tenete compagnia, ecco. In ogni caso io non sono proprio totalmente sola. C'è un cicino qui, eh? Mi fai compagnia? Fai compagnia alla mamma, mentre il babbo non c'è? Fai la guardia? Amore della tua mamma. Oggi come lavoretto volevo stirare e insomma sistemare le lavatrici che ho fatto ieri. Alcune in realtà mi sono rimaste da fare anche oggi perché in genere cerco di farle la domenica perché abbiamo le fasce orarie e la domenica si spende come la sera di solito durante la settimana, lì si spende un pochino di meno. Non sono riuscita a farle tutte perché ero rimasta molto indietro con le lavatrici perché veramente tra il matrimonio e il lavoro che ci sta prendendo un pochino di più ultimamente sono rimasta molto indietro con i lavori di casa. Fortunatamente abbiamo pulito, dato lo straccio, spazzato tutto quanto ieri, però mi sono rimasta ecco da stirare e fare le lavatrici. Tenetemi compagnia perché ne avrò bisogno. L'altro giorno dal mio negozietto di fiducia, al solito che ogni tanto nomino, cioè Casa Shop, ho trovato questo treppiedino che ha i piedini per l'appunto tutti morbidi che si possono anche appunto piegare in vari modi. Perché di solito anche vloggando così non faccio fatica a tenerlo da qualche parte, a cercare un appoggio. Perché il cellulare è abbastanza sottile. E quindi non riesco ad appoggiarlo come se fosse, non so, una fotocamera che comunque ha un po' di spazio per rimanere in piedi, no? Questo casca ovunque, ovunque l'appoggio. E quindi questo è una genialata, secondo me. E ancora di più perché volendo si può attaccare, diciamo, ai vari sportelli, essendo così morbido, diciamo, oppure allo specchietto in macchina. Anche se io in macchina ho già una cosa che mi tiene il cellulare a mo' di navigatore satellitare per intenderci, quindi non è che mi serviva tanto, però quello lì si sta un pochino rompendo, quindi questo può essere una valida alternativa. E tra l'altro l'ho pagato pochissimo e mi pare di averlo pagato sui 3-4 euro, quindi se cercate un affare del genere da Casa Shop, al solito, lo trovate. Ok, mi sto preparando la prima merendina della giornata. Come sapete faccio 2 merende, se non l'avete visto andatevi a vedere magari il mio ultimo What I Eat in a Day perché la mia alimentazione è cambiata molto e mi ci sto trovando piuttosto bene. Ultimamente sono molto in fissa con Snapchat, è veramente carino perché è una sorta di vlog continuo anche lì, infatti con quello non so se ci sarebbe più la necessità di fare e di guardare vlog giornalieri, che sono quelli principalmente che guardo anche io durante la giornata. Condisco intanto le mie fragoline con del limone e del dolcificante. Se volete venirmi a cercare su Snapchat, il mio nickname è Kirai85, così come il nome del canale. E sono abbastanza attiva, anche se ancora un pochino sono titubante sulla questione. Il social su cui sono più attiva che mi potete seguire è sempre Instagram. E sempre col nickname Kirai85. Probabilmente invece eliminerò la pagina Facebook perché vedo che non riesco a essere molto attiva e molto costante. E insomma, non vedo il senso di tenere anche Facebook tra i tanti social. Che fra tutti i social è quello che mi piace di meno, Facebook, sono sincera. Come pagina personale ho una pagina personale, ma è un altro discorso. Pagina pubblica non riesco molto a essere attiva, ecco, preferisco sicuramente comunicare con Instagram. Quindi se volete seguitemi su entrambi come Kirai85, mi farebbe molto piacere. Allora, fra un pochino ho intenzione di uscire perché mi mancano delle cose, quindi devo andare al supermercato. Solo che in questo momento c'è il muratore in casa e quindi non so bene come comportarmi.
non in casa in realtà, è fuori. Stiamo sistemando un attimo l'esterno della casa per il matrimonio, perché se vengono magari dei parenti che vogliono vedere la casa, almeno la trovano sistemata anche fuori. Ne ha un po' bisogno, sta casa è bella vecchia. Sì, devo andare al supermercato a prendere delle cose, tra cui anche il terriccio, perché in questi giorni volevo fare un pochino di giardinaggio, sistemare i fiori e quant'altro, visto che finalmente la primavera è arrivata. E niente, non so bene a che ora partire. Allora, scusate il casino, qua la lavatrice è fatto e l'asciugatrice mancano. Non si vede 28 minuti, quindi mezz'ora. Che fra l'altro non volevo neanche andare a questo qui che c'ho vicino di supermercato, volevo andare in quello grande giù a Rimini, perché ci sono delle cose un pochino particolari che devo comprare al di là del terriccio, diciamo. Quindi vedrò di aspettare, diciamo, una mezz'oretta, tirare fuori i panni dall'asciugatrice, vedere come è messo il muratore e poi andrò giù a Rimini. Eccolo, è il momento del mio solito cappuccino. Decaffeinato stavolta, perché sto esagerando un pochino con i caffè, e nel frattempo mi sto guardando qualche video su YouTube. Non è la prima volta che io e Luca stiamo separati per diversi giorni, diverse notti, alla fine sono due notti, non sono tante, però di solito è sempre capitato che ero io quella fuori città, un po' per le gare che magari faccio con Ryu ed ero andata fuori mentre lui era rimasto qua a casa, e un po' in generale anche io per alcuni corsi eccetera, però è la prima volta invece che rimango da sola io in casa, e quindi non lo so, mi ha fatto effetto. Del resto siamo qui in questa casa da 5 anni, il fatto che non fosse mai capitato, non lo so, mi ha un attimo spiazzata. Sono tranquillissima, per carità, perché sono benissimo in grado di cavarmela da sola. Tra l'altro ci sono i nostri parenti che abitano qui di fronte alla strada, i parenti di Luca, e quindi sono tranquillissima in questo senso. Solo che, non lo so, mi ha fatto un effetto strano questa cosa che se ne va, dormo senza, dormo nel mio letto, nel nostro letto, però senza di lui. Quindi, per la sua gioia, questa sera credo che farò dormire Ryu sul letto. È un evento particolare, cioè Ryu da quando ce l'abbiamo non ha mai dormito nel letto con noi. È una regola di casa, non per una questione igienica, ma più per una questione educativa. Sto andando giù alle Befane a questo punto e ho quelle due o tre cose che devo prendere. Tra l'altro mi sono dimenticata di fare la foto alla lista della spesa, perché abbiamo comprato una lavagnetta in cui a mano che finiscono le cose le segniamo su questa lavagnetta. Ti faccio la foto prima di uscire, così non devo neanche trascrivere nulla, però mi sono dimenticata, quindi sicuramente mi dimenticherò qualcosa. Nel frattempo volevo fare anche un giretto lì nei vari negozi di abbigliamento, perché fra qualche settimana, se non sbaglio, dovrebbero iniziare i saldi, a inizio maggio, il 5 se non sbaglio esattamente, nella mia regione. Di solito compro solamente durante i saldi, come sapete, come magari avete visto in qualche mio video haul. Però questa volta ho sgarrato, ho comprato soprattutto pantaloni anche fuori dai saldi, comunque cose abbastanza low cost, oppure già scontate con i primi sconti che si fanno prima dei saldi. Però non sono riuscita a resistere, perché essendo appunto di Madrid con questa dieta ho quasi tutti i vestiti, ma soprattutto i pantaloni, che non mi vanno più, quindi ho dovuto correre ai ripari e prendere qualche pantalone. E alcuni negozi, come è successo a Capodanno, stanno già mettendo i primi saldi. In realtà anche questa sciarpa è nuova, l'ho presa questa da Calliope, questa era già in sconto, credo di averla pagata 3 euro al posto di 7 euro, una cosa del genere. Lo sapete, quest'anno sono in fissa con il giallo e mi piaceva.
giornata? Allora, c'erano tante cose che avrei voluto comprare, però sono stata veramente brava perché ho pensato che tra 2 settimane appunto ci sono i saldi e tutte le cose le ho lasciate lì sperando di ritrovarle con i saldi, soprattutto le taglie. Ho visto che comunque ce n'erano diversi pezzi, quindi non mi sono preoccupata più di tanto. E ho preso solo 2 cose che non c'entrano niente con i vestiti, e cioè allora, all'erbolario ho preso il tea tree oil, l'olio di tea tree, che Luca l'aveva finito, in realtà l'ha rotto, ha rotto la boccettina, l'ha fatta cadere per terra, però comunque era quasi finito perché lo usa molto. Quando io, ad esempio, quando ho i brufoli, ne metto una goccina sopra i brufoletti. Oppure lui lo usa nei frumenti, si dice frumenti? Non lo so. Comunque qualche goccia nell'acqua calda per cercare di stapparsi il naso insieme all'olio essenziale di menta. Insieme a tutti i miei olietti. L'altra cosa che ho comprato è nel corner Conad del Beauty, diciamo, sì, dove ci sono. Ha un ingresso diverso rispetto al supermercato. E ho preso questo qui, famosissimo, della Deborah, che se non sbaglio è il numero 9. 9, sì, il numero 9, ed è un nude. Ed è questo qui che ho sulle labbra perché non ho resistito e ho voluto metterlo subito. È esattamente del colore delle mie labbra, che le mie labbra sono piuttosto scure, quindi è difficile trovare un nude che sia esattamente dello stesso colore. È bellissimo, cioè mi ha stupito molto perché soprattutto cercavo un rossetto bello nude no transfer che potessi insomma utilizzare anche quando c'è Luca, perché spesso e volentieri lui odia i rossetti e anche se ho un lucidalabbra non vuole baciarmi per paura di spatasciarselo in faccia. Infatti questo potrebbe anche essere, o questo o comunque di questa gamma, uno di quelli papabili per il matrimonio, perché stavo dicendo, ha chiamato Luca, è andato tutto bene il viaggio, quindi già sono contenta. E stavo dicendo, è uno di quelli probabili per il matrimonio. E ovviamente ho messo solamente la parte della tinta, non ho messo la parte del gloss, anche se voglio provarla. Per il resto ho fatto la spesa, ho comprato qualcosina che mi serviva per la pulizia e altro. Allora, ho preso questo sperando di recuperare il granito di sopra in bagno perché è diventato molto molto opaco. Se avete qualche rimedio per il granito che si è opacizzato, ditemelo perché sono alla disperata ricerca di qualche prodotto. Ho provato a prendere questo emulsio pronto all'uso che non serve il secchio per le camere perché è sempre una scocciatura cambiare il secchio dal pavimento normale al pavimento delle camere, perché abbiamo il parquet soltanto nelle camere, quindi boh, voglio provarlo, magari anche nutriente. Anche quello sta perdendo un po' di lucido, quindi voglio provarlo. Ho preso l'acqua micellare della Garnier. Se avete visto gli altri vlog, avete visto che di solito uso quello col tappo rosa. Mi è piaciuto molto, ma dato che io ho una pelle normale più che sensibile, ho voluto provare anche questo e vedere con quale dei due mi trovo meglio. Poi la mozzarella Santa Lucia Light. Direi che non c'è niente da dire. Stessa cosa per gli yogurt, l'unica cosa che vi posso dire è che questi yogurt io li trovo solamente laggiù dove vi dicevo, al supermercato Leclerc delle Befane, perché è quello vellutato. Gli altri hanno tutti i pezzi, a me li mangio lo stesso, ma non amo gli yogurt con i pezzi. Poi ho preso 2 confezioni di tonno, che era in un'offerta con una lattina in più. Questa feta light per provarla, cioè di solito prendo la feta normale, sono sincera, ho visto questa che aveva un pochino meno grassi, un pochino meno calorie, ho voluto provare se era lo stesso, ma senza troppe aspettative. E questa invece
Sono dei guanti nuovi perché siccome appunto sto facendo, ah non ve lo fate vedere, sto facendo una specie di cura con il gel, nel senso che ho messo il gel sulle mie unghie naturali e aspetto un attimo che crescano un pochino, ecco. E siccome cerco appunto di preservarle e di non farle staccare subito, ho deciso di prendere dei guanti per lavare i piatti. E cercare di tenere le mani meno a bagno possibile. Ne avevo già un paio, ma usandolo per i sanitari direi che non era il caso. Allora, momento pappa. Sto preparando in padella questi broccoli che avevo precedentemente cotto e quindi li sto solo scaldando e con un pochino di acqua e un mezzo cucchiaio di olio. E poi ci andrò ad aggiungere questi fagioli, questa mezza scatoletta di fagioli che era rimasta dall'altro giorno. E dopodiché sto scongelando un hamburger di pollo, anzi di tacchino. E più o meno questa sarà la mia cena, non è che ho voglia di gran cose. Di solito sono abituata a preparare tante cose per Luca perché lui mangia veramente tantissimo e lo invidio tantissimo perché non ingrassa un etto, anzi. Quasi quasi la volta che mangia un filo di meno dimagrisce, quindi ho profonda invidia di questa situazione. E voilà, la cena è servita. In realtà ho mangiato anche un finocchio mentre cucinavo, però sì, per lo più questa è la mia cena. Ok, stasera si guarda 22:11:63, che ci sta piacendo tantissimo. Bisogna vedere se lo guardo mentre sto qui in panciolle sul divano, mentre stiro, che sarebbe cosa buona e giusta, o addirittura mentre faccio step, come ho fatto l'ultima volta. Dovrei stirare, dovrei fare lo step. Chissà che finire in panciolle. Alla fine ha vinto lo step. Io mi sono già messa tutto il completo. Questo, tra l'altro, se vi interessa, l'ho preso da Lidl. Ci sono questi pantaloni, non so se si riescono a vedere, che riprendono il colore della maglia e mi piacciono tantissimo. Ok, 2400 passi, direi che posso ritenermi soddisfatta. In ogni caso sono cotta, adesso mi devo fare la doccia, dove stavo puntando? Mi devo fare la doccia e la puntata è stata molto bella, in questa rispetto alla prima si è visto molto il tocco di Stephen King comunque, inquietante al punto giusto diciamo, mettiamola così. E basta, io direi che per questa sera è tutto, vado a fare la doccia e poi vado a nanna, ci vediamo domani, ciao! Buonanotte!